Allora, intanto non solo non ci sono fondi destinati ai nostri settori, ma ci sono i tagli lineari. Tagli lineari che comportano per università, ricerca e AFAM il blocco del turnover, per la scuola un taglio degli organici, quando noi avremmo bisogno invece di rafforzarli gli organici. Ad esempio nel settore del sostegno, e con 250.000 precari, noi avremmo bisogno di una fortissima stabilizzazione. In più ci sono interventi sulle pensioni che probabilmente rallenteranno il ricambio anche nei nostri settori. E poi non ci sono, soprattutto mancano le risorse necessarie per i rinnovi dei contratti di pubblico impiego. Noi abbiamo in legge di bilancio risorse per un aumento pari a circa il 6%, quando invece sappiamo che l'inflazione nell'ultimo triennio è arrivata quasi al 18%. Per cui, insomma, sono tanti motivi, poi ci sono anche altri elementi di dettaglio, ma noi, ecco, non ci stiamo. Decisamente questa è una legge di bilancio e non ci piace. Allora, intanto noi abbiamo bisogno di riportare il salario vicino alle medie europee, quindi quel 18% di cui parlavo prima è una percentuale che serve a recuperare l'inflazione, ma poi abbiamo bisogno di risorse con aumenti medi intorno ai 250-300 euro che possano permettere a tutto il personale del settore di andare al pari dei colleghi europei. Una volta che abbiamo, come dire, risolto il problema del salario base, noi abbiamo bisogno degli aumenti per le attività aggiuntive. Noi paghiamo da anni l'impoverimento del fondo d'istituto che, come dire, in qualche maniera copre anche tante mancanze del contratto. E poi abbiamo bisogno di intervenire sulla qualità del lavoro, abbiamo bisogno di cambiare i parametri con cui si formano le classi, abbiamo bisogno di interventi sull'edilizia scolastica. Abbiamo bisogno di investimenti sulle attività laboratoriali. Insomma, noi abbiamo le idee chiare su ciò che serve alla scuola. Mi pare che a partire da questo governo, ma anche quelli che si sono succeduti negli ultimi anni, le idee non ce l'abbiano chiare, ma l'idea sia una sola: tagliare le risorse in questo settore. Allora, chiaramente le risorse stanziate non sono assolutamente sufficienti, tra l'altro segnalo che noi siamo alla scadenza del triennio e quindi siamo alla fine del periodo che dovrebbe servire, come dire, per coprire la perdita di potere d'acquisto. E quindi noi parliamo del 18% e c'è il 6%, quindi assolutamente non bastano, siamo alla vigilia di un nuovo triennio e quindi noi ci aspetteremmo un investimento maggiore in termini di risorse per i nuovi contratti. Questo non c'è e tra l'altro purtroppo non ci sono nemmeno altre risorse per fare altre operazioni come quella della stabilizzazione dei precari, che è una piaga che assolutamente non può più continuare dentro i nostri settori, che fanno della continuità didattica un punto fondante la qualità della didattica.